tutti amici pur amici nerd, rieccoci qui dopo aver fatto i primi due episodi, sto registrando anche questo terzo episodio nello stesso momento, poi dopo stacco e riattacco più tardi, anche perché devo pubblicare il primo in pratica, vabbè. Siamo qui dopo aver fatto la spedizione in Siria e aver trovato appunto la Trinità, cioè questa organizzazione illuminata, diciamo, gli illuministi, i complottisti, non mi viene il termine, gli illuminati. E il manuale di sopravvivenza, volevo vedere cosa conteneva. Spostamenti, vabbè, un manuale di sopravvivenza, ovviamente. Ok. E siamo qui. Adesso non so a livello cronologico quando siamo. Penso dopo la spedizione in Siria, immagino. Rumore di tasti, carta che fruscia. Bello. Siamo qui a casa nostra, che ricordo avere Lara che possiede una villa della Madonna. Rumore di passi ancora. Ma gli entrano sempre in casa. Ah, è Giona, eh. Ok, ciao Giona. Giona! Sempre bello più di vederti. Ho così tante cose da dirti che... E lui è un gigante, lui, eh? Hai trovato la tomba del profeta? Sì, ma mi hanno seguita. Ed era vuota. Cosa? Chi? Però si fanno cazzo chiamare la sapere. Trinità. Hanno provato a ucciderli. Dove mi dirigevo? Vabbè. Diavolo succede qui? Cominci a spaventarmi. Diciamo che è una villa della Madonna, ma... Ma credo cercassero la sorgente divina. Il manufatto che c'era. Ma è un disordinato, sì. Un disordine incredibile, tipo casa mia. Nella tomba c'era questo simbolo, ero sicura di averlo già visto, stavo per impazzire. Poi mi sono ricordata, l'avevo visto qui, in uno dei libri di papà. Stai a sentire. La città perduta di Kitesh pare essere scomparsa in Siberia attorno al XII secolo. Secondo la leggenda, appena prima di essere attaccata dalle orde dei mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago. E che c'entra con il manufatto del profeta? Lo stesso simbolo. Coincidenze? Se la sorgente divina è nascosta tra le rovine di Kitesh, pronta per essere ritrovata, allora devo andare. In Siberia. E qui ci ricolleghiamo al primo episodio, penso. Pensaci. Due settimane dopo. Se questa cosa potesse davvero svelare il segreto dell'immortalità a noi, cambierebbe tutto quanto. Malattie, sofferenze, morte. Non penso che sia così veritiero il profeta, Ma non ti sembra una follia? Jonah, ne abbiamo passate tante insieme. Sai che ne vale la pena. Beh, lui effettivamente potrebbe ha visto che vero. Non mi importa che sia vero. Ho perso troppi amici e non voglio perdere anche te. Papà non ha mai collegato tutto a Kitesh. È per questo che ha abbandonato tutto. Inclusa te. Smettila di darti la colpa, non c'entri. Se l'è andata a cercare. Se l'è andata a cercare. Non posso deluderlo. Non ora, è tutto quello che ho. Invece no. E se stessi buona per 5 minuti, lo capiresti anche tu. Cazzo, anche lui non mi crede più. Nel primo... Tomb Raider mi credeva ovunque qualsiasi cosa dicessi. E adesso no. Però alla fine, nel primo episodio, alla fine è venuto anche lui, quindi forse mi crederà anche questa volta. Che disordine, cazzo. Jonah. Porca troia. Lui non è Jonah. Cazzo, ma gli entrano tutti in casa. Madonna, se fosse in Italia come farebbe che non si può difendersi? Porca troia! Dai, prendi la pistola, cazzo! Prendila! Sto pezzo di merda! Bam! L'arche io gli ha fatto, no scherzo, non è l'arche io, vabbè. Jonah, fa qualcosa! Jonah, muovi il culo! Bam! Ci ho pensato io addirittura, anzi no, ancora vivo. Fermo! Eh beh, non se lo aspettava, Giona. Grande Giona. Cazzo, c'è una pistola, che cazzo vuoi fare? Non puoi fermarci! Ah, merda! Cazzo, non potevamo sparargli subito. È che noi siamo persone civili, quindi... Che cosa facciamo? Ce li ho portati io, Giona. Se la sorgente divina esiste, dobbiamo trovarla per primi. Altrimenti, se la trovano i cattivi, ovviamente la usano soltanto per loro. Oh, John è stato convinto, per colpa di uno stronzo che viene in casa mia. No, in casa di Lara, scusate, a rompere i coglioni. Bene, qui ci ricolleghiamo al primo episodio in cui è successo il delirio. Perché... mi sono diviso da Giona perché Giona... Non ha avuto tutte le sfighe che ho avuto io, ovviamente.
E siamo, penso, con il primo episodio in cui davvero troviamo la struttura open world, in queste mappe di gioco, diciamo, in cui dovremo sopravvivere, craftare e tutto quanto. Ah, c'è la radio, perfetto. Inizia davvero il vero e proprio gioco adesso, di sopravvivenza, tutto quanto. Jonah, se mi senti, torna indietro. Non venirmi a cercare. Di sicuro sarà no, sarò qua ad aspettarti. Devo farlo da sola. Cazzo, gli effetti dei capelli con la neve sono pazzeschi. Penso che si gela, non fa tanto caldo. Mi serve un rifugio. E trova un posto per nasconderti, ho letto, vabbè. Ok, la neve è fatta davvero troppo bene. Allora, la pistola ce l'abbiamo, vabbè, in questo momento è l'ultimo dei problemi, la pistola, penso, quindi dobbiamo trovare un rifugio perché c'è una tormenta, penso, tremante, ovviamente. Devo andare avanti. Esatto, l'unico problema. Dobbiamo andare avanti. Perché tornare indietro non è mai la scelta giusta in questi momenti. Muoviti. Qua si scivola come minimo. E invece no. Un vecchio accampamento. Può tornare utile. Ok, mi sento controllo perché. Allora. Oh, gli accampamenti. Di Dark Souls, no, scherzo. Devo accendere un fuoco. Come cazzo facciamo ad accendere un fuoco che già non riesco io normalmente ad accenderlo quando non c'è tutta sta tormenta? Figuratevi con sto gelo. Accendere un fuoco. Gli oggetti importanti. Che oggetti importanti abbiamo? Vabbè, sono tutti lì. Allora, ci serve un legno, una pietra focaia. Trovare una pietra focaia qua penso non sia proprio facile. Ok, abbiamo trovato due pezzi di legno. Dovrebbe andare. Ah, bastano? Non basterà a farmi superare la notte. Penso che di notte ci sia tipo meno 30 gradi e non è proprio simpatica la cosa. Mi servono 6 pezzi di legno. Ah, lì c'è un cervo morto, se non sbaglio. Minchia. È abbastanza secco. Brucerà, spero. Qui c'è un cervo morto, che cosa mi serve però il cervo morto, scusa. Risorse di fabbricazione. Raccogli piatti sugli animali per creare oggetti. Forse c'è qualcos'altro che potrebbe servire. Carne. Figa, i lupi. Inizia. Non sono simpatici i lupi con questo freddo. Cioè non è che aiutano molto effettivamente. Allora, io mi guardo indietro perché non si sa mai. Quante risorse ci saranno in questo gioco? Nel primo Tomb Raider c'erano i materiali, i punti esperienza e basta. Qua penso ci siano più tipi di risorse. Dai, infatti ho già trovato il legno, ho trovato la carne. Cazzo che vento, figa. Ah, cazzo fa freddo, sono andato a vedere, madonna. Porca Eva. Ok, vediamo se riusciamo. Diventa notte e i lupi avranno fame come minimo. Oh, la minchia, la capanna della Madonna abbiamo fatto comunque quei 3 pezzi di legno, devo dire. Ok, abbiamo acceso il fuoco con molta facilità. Io non ci sarei riuscito come minimo. La radio riprende tra 2 metri. I nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Se il manufatto è qui, lo troveremo. Ovviamente, e i discendenti continuano a opporre resistenza. I discendenti. Ma presto la situazione tornerà sotto controllo. Ci saranno dei nativi, ovviamente. La Trinità confida in voi. La Trinità. Olè. È il tizio che è scappato col libro, ovviamente. Perde la Trinità. E arco, sì, l'arco. Era fatto davvero bene nel primo episodio. Cioè nel primo. Basta chiamarlo episodio, era un gioco. L'arco era fondamentale, devo dire, per reggere stealth, ovviamente. Allora, un arco più resistente. Ma la pistola ce l'abbiamo? Serpente a sonagli. Questo dolore non fosse così presente nella mia vita. Ogni volta mi sembra di guardare negli occhi un vecchio nemico che vuole abbattermi e lasciarmi stesa a terra a morire. È il sistema. Non posso. C'è qualcosa qui. Ci deve essere. Altrimenti la Trinità non sarebbe in questo inferno di neve. Inferno di neve. Spero solo che Jonah stia bene. Sì, Jonah se la cava sempre, è un veterano. Non voglio mettere a rischio la sua vita. Perché ne sono già morti parecchi nel primo Tomb Raider, quindi. Non riuscirei a sopportare il dolore di perderlo. Esatto, è l'unico sopravvissuto, ragazzi. Questo è il mio cammino, solo mio. Bene, condivido i tuoi pensieri, perché
Allora, armi, viaggio rapido, potenziare l'arco. Arco lungo e rudimentale. Semplice ma affidabile. Ok, vediamo che potenziamenti ci sono. Minchia, hanno migliorato l'ampiezza delle possibilità di potenziamento. Come cazzo mi sono espresso? Vabbè. Guida d'incocco, corda rinforzata, impugnatura foderata. Vabbè, vediamo cosa serve. Costo, elenco risorse. Vediamo l'elenco delle risorse. Tessuto, qua sono sbizzarriti. Prima c'erano soltanto i materiali base. Qua c'è tessuto, erbe, pelle, materiali, funghi, legno duro, penne e petrolio. Più rare, grasso di cinghiale, corno di cervo. E noi invece per il momento abbiamo 4 legni duri, 4 pelle, 3 monete bizantine che ho trovato in Siria e un corno di cervo, che non so che cazzo servirà. Per fare questo serve 3 di legno e 3 di pelle. Ne abbiamo 4 e 4, vedete in basso a destra, quindi ne rimarrà 1 e 1 e aumenterà i danni. Per il resto serve ovviamente più pelle, serve insomma. Le risorse sono fondamentali perché ti permettono di potenziare di tutto e di più. Adesso che sto potenziando un arco che è uno rudimentale, no? Però per avere un arco potenziato mi incuriosisce sapere se è come il primo che devo trovare i componenti per costruirlo oppure boh. Allora, qui abbiamo un crapicozza che si può potenziare, nel primo non si poteva potenziare, vedete. Poi abbiamo i completi, quello del Day One se non sbaglio. Passare a segnare. Cambiare arma. Vediamo che completi ho. Giacca di pelle. No, per il momento lasciamo quello base. Moderno cappotto termico nei toni del rosso e del nero, perfetto per scalare montagne e in altre condizioni estreme. Bene, vanno bene questi. Allora, piccozza. Ok, adesso abbiamo arco e piccozza. La pistola non ce l'abbiamo. Ma pazienza, cioè, non è che me ne faranno ragione. Fabbrica nuovi oggetti. Vediamo, munizioni. Frecce furtive. Costano. Ah, servono le frecce proprio. Cioè, le frecce, le piume. Quindi dovremmo uccidere gli uccelli, probabilmente. Attrezzatura. Faretra da caccia. Faretra d'esplorazione. Borsa. Ok, c'è un sacco di roba da fabbricare. Quindi tutte le risorse sono fondamentali. Fabbricati 0 su 10. Tipo i fabbricati di Far Cry, più o meno, per dirvi. Abilità. Vediamo le abilità come sono. Combattimento, caccia, sopravvivenza. Esattamente come il primo. Abbiamo un punto abilità da spendere. Io in questo momento lo metterei su sopravvivenza, perché la minaccia mi sembra l'ambiente in questo momento e non tanto il combattimento, anche se verrò smentito subito sicuramente. Puoi fabbricare più rapidamente oggetti lanciabili e munizioni durante gli spostamenti. I nemici uccisi e storditi per un oggetto portatile fabbricato fanno ottenere più punti esperienza. Puoi fabbricare le bombe esplosive, no? Ti consiglio di atterrare senza subire danni ad altezza elevata e premi B per rotolare quando atterri. Questo già mi sembra utile. Non è un'abilità passiva, tra l'altro. Io prenderei questo, piede leggero. Così almeno se cado da una grande altezza posso rotolare senza ammazzarmi. Comunque sono tantissime abilità. Ah, recupero frecce è utile. Ti consiglio di recuperare le frecce quando sono dei predi nemici, quando uccisi con l'arco. Controllo del respiro, sciacallaggio, mi darà più munizioni, penso. Esatto. Istinto animale, vengono evidenziate quando usi l'istinto sopravvivenza. Molto utile questo, lo devo sbloccare. La prossima cosa sbloccherei. Combattimento, invece. Abbiamo pelle dura, subisci meno danni del fuoco nemico e degli attacchi, che è anche fondamentale, che aumenta la vita. I danni dell'esplosione fuoco sono notevolmente ridotti. Contrattacco e schivata. Al momento giusto puoi stordire i nemici senza corazza durante una schivata. Utile anche questo. Killer efficiente. I nemici uccisi fortunatamente verranno automaticamente depredati dalle risorse. Anche questo diciamo che non è molto utile, però vabbè. Ok, le cose fondamentali le abbiamo viste. Abbiamo capito come funziona, più o meno. Scrivo il campo base. Adesso spero che il prossimo campo base che troverò, spero di trovarmi con le risorse. Adesso ovviamente non potevo trovarle. Adesso siamo furtive. Tieni premuto per caricare il colpo e infliggere più danni, ovviamente. Allora, adesso siamo in un mondo completamente aperto. Dobbiamo cercare di scoprire qualcosa. Cerchiamo di agire stealth, cerchiamo di non morire. Uccidi e squali animali per ottenere ricompensa e fabbricare equipaggiamenti. E completi. Ma non era rosso il Bengala, adesso è diventato arancione. Vabbè, sarà un altro, sarà scaricato quello di prima. Ok, siamo a 14 minuti adesso. Vabbè, lo prendo con comodo questo episodio perché. Allora, c'erano dei lupi prima, quindi occhio. Oh, qua. Ah, si possono proprio staccare i rami così per prendere il legno, perfetto. Direi che è fondamentale. Qua c'è dell'altro se non sbaglio, sì. Lo prendiamo perché è fondamentale. Almeno possiamo potenziare le cose. Bella è sta roba, molto bella. Ok,
E passerei da sinistra, meno magari entriamo un po' stealth, anche se con questa luce penso che mi vedano anche da 2 km. Allora. Lì ci sono degli uccelli. Sono nemici, quelli. Scusami, amico, ma ti devo ammazzare, perché per fabbricare le frecce... Lì ci sono dei cervi. Per fabbricare le frecce mi servono le piume, come abbiamo visto prima. Allora, eccolo qui. Due piume, mi danno due piume in pratica ogni drop. Penso che se si ammazza con le pistole danno meno drop, se si ammazza con l'arco furtivamente danno di più drop. Oh, si dovrà passare di lì, ma io voglio ammazzare un cervo prima. Eh beh, non sono ignoranti, l'hanno capito che lo voglio ammazzare, però quello con la corna. Opera dei mongoli. Allora. Cazzo è successo? Sono qui. Cos'è sto bagliore? Comando, mi ricevete? Cazzo, nasconditi. Oh merda. Punta un orso. Ah, penso che... Che diavolo era quello? Penso che un orso l'abbia massacrato, il tizio che ha detto comando, siamo qui. Allora. Lì c'è un ceppo d'albero, cosa ci troverò dentro? Un coniglio, potrebbe tornare utile. Cosa serve sto ceppo d'albero, scusate? A niente per il momento. Oh, il cervo con le corna lo devo ammazzare però, raga. Purtroppo non c'è il bullet time di Max Payne, purtroppo, quindi... Vabbè, prendiamo questo alberello qua. Mi sta già piacendo un sacco, ragazzi, questo gioco, è davvero bellissimo. Ditemi ovviamente sempre nei commenti, sono sempre ben graditi. Cosa ne pensate, su come posso migliorare, eccetera, eccetera. Allora, sto cazzo di cervo... Vabbè, lì penso che devo sbloccare delle abilità per passare da queste parti qua, ovviamente. Ma qua c'è un cadavere. C'è uno zaino. Vediamo se contiene qualcosa. Mappa aggiornata. Le borse d'esplosione permettono di realizzare scorte di risorse entrate in... Ok. Una mappa ho trovato in quello zaino di quell'esploratore. Però qui ovviamente... Non c'è modo di abbatterlo. Ovviamente, come ho detto, non c'è... Non abbiamo ancora l'attrezzatura sufficiente. Allora, dove cazzo è andato il cervo, raga? Ma... Ah, ci si può arrampicare sugli alberi? Ma non mi dire. Molto Assassin's Creed 3 sta cosa, ma molto bella. Bella sta roba. E lì sopra che cazzo c'è? Un nido. No, bellissimo. Raga, è una figata, tutto ciò. Quante piume mi darà? Più di due mi darà, un nido, cazzo. Due. Sarà stato dentro. Usare serreme e fabbricare frecce. Sì, l'avevo capito. Oh, il coniglio lo ammazziamo perché i conigli ovviamente sono delle prede più facili. Minchia, l'ho preso, pensavo di no. Pelle di animali. Ah, ovviamente mi dà pelle. Uno di pelle, vabbè, un coniglio, non è mica un orso, quindi. Allora, sto cazzo di cervo. Però io volevo quello con le corna. Io ammazzerei un altro piccione. Però non posso ancora riprenderle le frecce, quindi stiamo un po' sprecando roba. Adesso io andrei a colpo sicuro su, possibilmente su un cervo. Un headshot. Scusami agnellino, ma... Porca troia, non sono ancora tanto esperto, quindi mi va via subito la freccia. Porca troia, sono un pirla. Volevo to... Ho 6 frecce ancora. Dai, te ti prendo, cazzo. Porco diaz! Mamma mia, che palle! Non è facile, raga, non è facile. Io quasi quasi lascerei perdere. Ho ancora 3 frecce e le sto sprecando. Arrampicarti sugli alberi, sì, l'avevo capito. Cioè, io... Quasi quasi lascerei perdere. Ah, questo? Che cazzo è questo? Queste sembrano... Lettere mongole. Pure il mongolo bisogna tradurre. Intraducibile, ovviamente. Ah, qua c'è qualcosa, però, eh. Kit di sopravvivenza. Trova il punto qui nascosto per disotterrarlo. Sì, ma l'ho preso o no? Sì, penso di sì. Basta sti piccioni. Io voglio un cervo con la terza freccia. Poi le altre due le tengo, però, perché mi potranno servire. Però sono scappati. Cioè, gli ho sparato delle frecce mancandoli. Ovviamente sono scappati, non sono degli idioti. Fammi vedere.
Là sopra c'è qualcosa, però aspetta. Vediamo un po'. Come ci arrivo là sopra, però? Com'è che ci arrivo? Così no. Come cazzo ci posso arrivare? Sì, l'abilità di recuperare le frecce una volta usate penso sia fondamentale. Quindi cerchiamo di... là c'è qualcosa. Cerchiamo di sbloccarla subito perché... Allora, prendo quella roba lì poi vado avanti perché i cervi sono scappati ovviamente. Non sono degli ignoranti. Da lì è dove sono arrivato, giusto, più o meno, sì. Aspetta, ma qua c'era qualcosa, luccicava qualcosa. Eccolo qua, sì. Ok, dei materiali. Allora, adesso... Quello cos'è? Vabbè. Ah, perché forse queste cose qua servono per arrampicarsi? Esatto, sì. Ok, ho capito cosa servono qui. Cioè, qui, quelle specie di... Ok, perfetto. Ma qua c'è un altro arbusto da raccogliere. Ok, direi di andare avanti perché i cervi sono scappati. Abbiamo 3 frecce, le abbiamo sprecate parecchie. Questo cos'era, scusa? Ah. Direi di andare a prendere... I cervi sono tornati perché pensano che sono andato via, ovviamente. Se non sbaglio... qua c'è una mappa. Vediamo. Mappa aggiornata. Mica ovviamente devo sparargli per forza per far cadere i cosi, eh. Allora, dove... Però aspetta. Da lì sono arrivato. Da lì sono arrivato. Però non riesco ad arrivare lì lo stesso. Quindi vabbè. Torniamo indietro. Abbiamo preso 2 cose utili. Adesso qui potrei smanettare ancora per cercare la roba, ma non mi sembra il caso in questo momento. Quindi andiamo avanti. Sa che dovrebbe essere la direzione. Qua c'è un altro albero. Ok, lì c'è qualcosa però, eh. Comunque non era la direzione quella della quest principale, tra virgolette. Minchia, che istinto che ho. Pelle di animale sotterrata, trovato. Allora, qui abbiamo trovato qualcosa. Una corona. Di uno dei principi che mi ha fatto ad arrivare fin qui. Che ne so. Non ne ho idea. Ok, si passa dagli alberi. Perfetto. Anche se non è la strada giusta alla fine, perché non c'entra un cazzo. Qua non riesco a salire, scusa. Sì, riesco, riesco. Salta però. Non riesco a prendere quella. No, che dovrei usare una freccia. Allora, raga, è un casino qua. Mi sono già bloccato, tipo. No, non mi sono bloccato, in realtà. Per passare di qua, forse. Vediamo cosa ho trovato. Questo cos'è? Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo, come inviato dell'Ordine della Trinità. Il loro Khan è un grande condottiero, nonostante i suoi modi brutali. Grazie alla mia influenza li ho aiutati a conquistare nazioni, a mettere a... Ok, un altro che sta contro il profeta, che però non ho capito di che secolo era, a me sembravano carte antiche comunque. Ovviamente non ci arriviamo. Cazzo, mi vedono proprio, non posso farci nulla. Allora, molta calma raga, mi sono bloccato. Ah ecco, forse di qua. Forse da questa parte. Questa è la via forse. Salta di lì. Sì. Da questa parte ancora. Oddio. Ok, forse stiamo trovando la via giusta. No, però di qua sì. Di qua è giusto.
Sì, abbiamo trovato la via forse. I cervi sono tornati ovviamente quando ho trovato la via, però vabbè. Quasi quasi tento il colpo da qua, se non mi vede. Come cazzo fa a sentire così tanto i sensi che lo sto braccando? Vabbè, ti è andata bene, cervo, ti è andata bene per questa volta. Ma tra l'altro, cioè, non c'era nessun enigma da capire. Cioè, devo semplicemente andare di qua. O no? Ah, ecco da questa qua. No. Se vado di qua. Oh, gli alberi sono la via, eh. Ho trovato una caverna. Ho trovato un documento. Andiamo. Ho cercato di raccogliere più informazioni possibili sul massacro nella tomba del profeta. Negli ultimi giorni, i miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro, fino all'ultimo. I seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui, ma... Ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è finalmente morto. Li ho lasciati con la minaccia di questo posto dove rimanere nascosto. Non so se il profeta già sia sopravvissuto, ma seguirà le loro tracce. Vabbè, il suo profeta non si sa se è morto o è vivo. Qua usciamo subito prima che arriva un orso. Comunque credo di aver capito come si va avanti. Devo prendere quella corda lì, devo prendere in pratica. Vieni qua, cazzo, vieni qua. Figa. Tutto i coglioni di scappare. Porca troia, mi ha fatto del male, mi ha fatto. Vieni qua, cazzo, vieni qua. Ok, non si possono rincorrere perché sono troppo agili. Porca troia, era una cagata, era. Pensavo dovessi prendere quel filo lì, raga. E invece no, non c'entrava un cazzo. Beh, pensavo dovessi prendere quel filo lì. Dovevo passare semplicemente da questa parte. E impedisce determinate azioni, vabbè. Il cervo non l'abbiamo preso, lo prenderemo, però. Che cazzo è tutto sto rosso, però? La vedetta. Questo qui è il tizio morto dall'orso, o sbaglio? Il segnale... Era disturbato. Buonasera. Porca troia. Schivata. Scappa, cazzo, scappa. Non è un amico lui. È assetato di sangue. Scappa. Scappa. Non è un amico. Porco Diaz. Ma cosa ho fatto di male? Cos'è che ho sbagliato? Quinta morte, signore. Sbranati da un orso, perfetto. Porca troia. Ah, perché non devo passare sulla neve, devo seguire forse il percorso. Bella sta cosa, eh. Porca troia. Attacco in mischia, muori merda, muori. Eh no, però non devo fare a caso forse. Non gli ho fatto un cazzo, però gli ho dato un po' fastidio almeno. Io quasi quasi mi butto. Porca troia, staccagli la testa, figa! Porco Diaz, quanto sono grossi gli orsi. Beh, non sono amici, eh. Madonna. Quinta morte, comunque. Perché non sapevo dove... Cioè, ovviamente se passo sulla neve sono più lento. Chi è il padre, questo? Ovviamente sì. Flashback di quando ero bambina, attenzione. Lara, non vuoi proprio usarla la porta? Lo faccio prima di qui, papà. Vieni qua, scimmietta. Oh. Lol. Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. Belle parole, ragazzi. Solo un attimo, tesoro, devo rispondere. In pratica la sua ultima avventura, quella lì, del padre, quella lì che quando l'ha vista, quando l'ha vista in quel momento. Ok, siamo feritissimi, siamo. Devo fasciare questa ferita. Raccogliere le risorse e curare le ferite. Ok, raga, il terzo episodio può terminare qui, adesso faccio un attimo una pausa. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, adesso siamo entrati un po' a fondo nelle meccaniche, adesso con le risorse che abbiamo preso nei prossimi episodi ovviamente crafteremo di tutto e di più. Un'avventura davvero
che inizia a essere una figata, insomma, davvero bellissimo per il momento il gioco. Quindi direi che ci vediamo domani o dopodomani, dipende se per martedì o dell'altro. Al prossimo video, ciao a tutti!